Tutto è nato perché desideravo parlare sì di stalking, ma declinandolo in un modo un po' diverso. Mi sono chiesta ma se sono due donne che già magari tengono più segreta la cosa, si tende magari a non volersi esporre, eccetera, e incappano in una situazione di questo genere, già è difficile denunciare. Come può essere aggravata la situazione se c'è dietro una riservatezza perché scopri, non so, un orientamento sessuale che non vuoi rendere noto? Poi ho detto, vabbè, dove lo ambiento? E lì ho fatto un omaggio a un posto che io amo molto. Vengo qui da 30 anni, quindi ho detto: si è perfetta. Chiudevo gli occhi e scrivevo. Le stagioni dei sentimenti, come quelle climatiche, conoscono l'ardore e la fretta estiva, e il silenzio di ritrovarsi dopo la sbronza di calore. Così capita nel viaggio personale che due donne si innamorino con vista sullo strapiombo dell'Adriatico. Dalle pagine alla realtà, oltre i pregiudizi e la violenza, c'è la volontà di indagare i sentimenti. Così avviene per Segreti di sabbia, editore Carta Canta, terzo libro per Erika Rigamonti, scrittrice originaria di Parma, ma da sempre affezionata alla Riviera del Conero. E proprio a Sirolo, Teatro Cortesi, è in programma un evento di presentazione del libro. Appuntamento giovedì 8 agosto, ore 21.30. Con l'autrice e la giornalista Marina Verdenelli a condurre. Due musicisti, alla viola Beatrice Marata, accompagnata al pianoforte da Fabio Spinzanti, letture di Mari Sediari. Ci saranno anche dei video a fare da guida multimediale. Per Erika Rigamonti la consegna il 30 agosto del premio Enriquez, seconda volta per la scrittrice. Si tratta della seconda volta del premio Enriquez, tra l'altro. Sì. sì, Binario 7, il secondo romanzo, ottenne il premio Enriquez nel 2012, e a sorpresa veramente grande, questo terzo libro ha ottenuto il riconoscimento. Quindi io sono molto contenta e molto riconoscente.